Allora, The Wine Republic of Italy è di nuovo qui con Donatella Colombini Cidelli, presidente del Consorzio dei Vini della Val d'Orcia, presidente nazionale Donne del Vino, ti abbiamo già intervistato a Montalcino. Ecco, io velocemente, però ti rubo poco tempo, volevo da te un breve commento su questa situazione in movimento col coronavirus, i dazi americani che fortunatamente stanotte è arrivata la notizia che non verranno applicati ai vini italiani. Insomma, come si lavora in questi momenti sull'export? Dunque, abbiamo passato le vacanze di Natale e Capodanno imbottigliando e spedendo i container destinati agli Stati Uniti perché la paura dei dazi è stata fortissima fino a una settimana fa. Poi sono arrivate notizie più rassicuranti e finalmente oggi la notizia che i dazi non ci saranno per il momento. È preoccupante, ma comunque negli Stati Uniti questi dazi che hanno colpito soprattutto Francia, Spagna e Germania sul vino hanno creato una turbativa così violenta su tutta la rete distributiva che persino i vini italiani che non erano stati coinvolti ne hanno avuto un danno. È sicuramente un'azione, quella del governo statunitense, preoccupante e pericolosa per tutto il vino europeo. E con la Cina invece? Allora, loro sono molto coraggiosi, io sono in contatto sia con i nostri importatori che con altri operatori che abitano in Cina. Loro sono molto coraggiosi, vogliono lottare, vogliono vincere questa sfida difficile. Sono convinti che le azioni del governo cinese, che sono state molto molto forti, produrranno un risultato efficace e che la cosa si risolverà in tempi abbastanza brevi. Poi tutti speriamo che la sperimentazione del vaccino sia fatta nei tempi più brevi e che arrivi la vaccinazione. Ecco, dico, ma in questi momenti in cui l'export ha questi problemi, dico, forse è il momento anche di andare a intervenire sul mercato interno, che non è comunque facile, no? Approcciare, magari anche per un consorzio giovane come voi, che è meno conosciuto, dico, cioè cercare magari di fare iniziative in Italia per portare i giovani alla conoscenza del territorio, come giustamente dicevi te, che è importante per promuovere sia il vino che il... Dunque, l'Orcia vende gran parte delle sue bottiglie nel territorio di produzione, quindi le vende in Italia, fisicamente le vende in Italia, però in pratica sono consumate da stranieri perché si tratta di acquirenti, wine lover di nazionalità estera per la stragrande maggioranza dei casi. Credo che per noi sia importante, questa azione di marketing lo dimostra, quella che abbiamo presentato qui alle anteprime di Toscana, presidiare il territorio di produzione e trasformare i visitatori in wine lover appassionati che sostengono il brand e lo vivono come una parte dell'esperienza della visita del territorio. Certo, perché diventano ambasciatori poi del territorio, questo è importantissimo. Bene, Donatella, grazie di questo breve excursus, ci rivediamo presto. Arrivederci, arrivederci.